Il suicidio by Alain Delon. Il suicidio by Alain Delon. Il suicidio by Alain Delon. Tutti sanno chi è Alain Delon, tutti lo sanno chi è Alain Delon. Invece io sono questo signore qua, Serafino Massoni. Vedete, Serafino Massoni nasce a Volta Mantovana nel 1940, eccetera, eccetera, eccetera. Io, Serafino Massoni, ho già compiuto i miei bravi 82 anni. Attualmente opero sulla grande piattaforma mondiale YouTube e su YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni. Questa è la mia ultima opera. E qua vi parlo del suicidio, a proposito del grande attore francese Alain Delon. Alain Delon attualmente c'ha, quanti anni ha Alain Delon? Ha 86 anni, Alain Delon ha 86 anni, io ho 82, quindi Alain Delon ha 4 anni più di me. È stato un grande attore Alain Delon, eh? È stato un grande attore, uno dei più grandi attori a livello mondiale. Ci sono celeberrimi film, mi pare Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli, ma tanti altri, un grande attore. Ha avuto tanti amori perché era molto bello Alain Delon, era molto molto bello Alain Delon. E mi pare che abbia fatto anche la guerra in Indocina. Dopo la seconda guerra mondiale, l'impero francese aveva, la Francia aveva ancora il suo impero, di questo impero faceva parte l'Indocina. L'Indocina è un bel pezzo di terra, l'Indocina. Si chiama Indocina perché si trova tra la Cina e l'India. È molto grande l'Indocina. Ai tempi di Alain Delon, ai tempi dell'impero francese, era un unico stato, era una colonia francese. Poi, dopo la decolonizzazione, dentro l'Indocina si sono formati tanti stati, il Vietnam, il Laos, la Cambogia e via di seguito. E Alain Delon ha combattuto in Indocina, è diventato un attore, ha avuto tanti tanti amori. Io ricordo però che l'unica donna che gli ha veramente amato, che però lo ha pure mollato, si chiamava, credo che sia ancora viva, Nathalie Delon, che era un'attrice, ma poi è diventata una regista francese. Credo che sia ancora in vita. Era l'unica donna che lui abbia profondamente amato, ma era sua moglie, però lo ha abbandonato anche dopo una strana vicenda che ha visto morire ammazzato la guardia del corpo di Alain Delon, perché Alain Delon aveva messo accanto alla sua bella mogliettina Nathalie Delon una bella guardia del corpo, uno slavo, e pare che ci fosse qualcosa tra la guardia del corpo e Nathalie Delon, moglie di Alain Delon, ci fosse qualcosa. E sembra che Alain Delon ne fosse venuto a conoscenza di questo qualcosa, e fatto sta che la guardia del corpo fu ritrovata morta dentro il cassonetto della spazzatura. Poi si sussurrò che era questa guardia, bella guardia del corpo, slava, una slava, sla, slavo, uno slavo, uno slavo. E si sussurrò poi che era stata fatta fuori su mandato dello stesso Alain Delon, ma sono voci, sono le dicerie del popolo, capito? Le dicerie del popolo. Credo che Nathalie Delon sia ancora in vita, come Alain Delon. E a me piaceva tanto, Nathalie Delon, piaceva tanto. Però Nathalie Delon lo mollò. Per quanto bellissimo, fu mollato da sua moglie. Sì, fu mollato da sua moglie, capito? E allora arriviamo al punto. Qualche anno fa Alain Delon ha avuto un ictus, un'emorragia cerebrale
un'emorragia cerebrale ed è entrato un po' in crisi. È sempre autonomo, è sempre autonomo, è vigile, autonomo, è entrato in crisi e adesso vengo informato che Alain Delon avrebbe scelto l'eutanasia, la dolce vita, la dolce morte, avrebbe scelto l'eutanasia, la dolce morte. In pratica l'eutanasia, la dolce morte, è un suicidio, chiamiamolo suicidio assistito, è un suicidio, uno beve il bicchierino e invece di darsi un colpo di pistola si fa dare un bicchierino di una certa sostanza e muore dolcemente, è un suicidio. Poi c'è la locuzione eufemistica, suicidio assistito, sì, eutanasia, dolce morte, sono le tecniche della dolce morte. Io qua vorrei ricordare che si chiama suicidio assistito, cioè si chiede l'assistenza per suicidarsi, si chiede l'assistenza altrui per morire, uno va nelle cliniche della dolce morte, si paga, e lì ci danno una sostanza che ti fa addormentare e morire, la dolce morte, eutanasia. E nel corso della storia abbiamo suicidi celebri, Cleopatra si suicidò facendosi mordere da un serpente, un aspide, aveva perso tutto Cleopatra, tutto, la grande regina Cleopatra aveva perso tutto e si suicidò. La colpa era di Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, sì, la battaglia di Azio nel 31 avanti Cristo. L'ammiraglio era Agrippa, grande ammiraglio dell'impero romano, Agrippa, 31 avanti Cristo, Azio, la battaglia navale di Azio. Anche Marcantonio, che era suo amante, suo marito, aveva perso tutto, si uccise col gladio Marcantonio. Catone Ludicense, De Bello Civile, Caio Giulio Cesare ha scritto il De Bello Gallico e il De Bello Civile, perché nel De Bello Gallico Caio Giulio Cesare parla di come in 10 anni conquistò le Gallie, la Francia, il Belgio, l'Olanda, un pezzo di Svizzera, nel De Bello Gallico. Nel De Bello Civile, De Bello Civile parla delle guerre civili, delle guerre intestine. E una di queste guerre portò Caio Giulio Cesare a combattere contro Catone, detto Ludicense, e Catone, perché si suicidò a Utica, e Catone sconfitto da Caio Giulio Cesare, piuttosto che venire imprigionato da Caio Giulio Cesare, si trafisse e relativamente al suicidio di Catone Ludicense, nella Divina Commedia, nel Purgatorio, perché Dante Alighieri il suicida Catone Ludicense non lo mette nell'inferno ma lo mette nel Purgatorio, e dice di Catone Ludicense: libertà va cercando, che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta? Cioè la libertà è più importante della vita, la libertà è più importante della vita. Cioè se io ho un incidente stradale e mi vengono amputate entrambe le gambe mi vengono amputate, e non c'ho più, la mia vita diventa miserabile senza le gambe, senza entrambe le gambe, e non sono più un uomo libero. E allora che faccio? Per riprendere la mia libertà mi suicido. Sono le parole di Dante Alighieri, riferite a Catone Ludicense. Libertà va cercando, che si cara la libertà, come sa chi per lei vita rifiuta. E poi
abbiamo tanti altri celebri suicidi. Allora, il suicidio comunque è sempre qualcosa di misterioso, perché io vi ho già spiegato che noi abbiamo due tiranni, noi siamo in balia di due tiranni, noi umani che crediamo di essere liberi, e invece siamo soggetti a due tiranni. Uno di questi tiranni si chiama istinto di conservazione. L'istinto di conservazione ci tiene legati disperatamente alla vita. E poi c'è l'istinto di perpetuazione della specie, che ci spinge a fare quella cosa là. È così forte l'istinto di perpetuazione della specie che quando Dio creò l'umanità ne creò solo due, Adamo ed Eva. E il primo ordine fu: crescete e moltiplicatevi. E hanno obbedito, l'umanità ha obbedito, crescete e moltiplicatevi, adesso da due, Adamo ed Eva, adesso siamo 7-8 miliardi di abitanti. Quindi sono due tiranni, e uno di questi tiranni, l'istinto di conservazione, ci tiene attaccati alla vita, a sudare, a tribolare, a lavorare, per guadagnare qualcosa, per andare al supermarket a comprare gli alimenti. E allora questo istinto di conservazione è così forte che il suicidio resta una cosa misteriosa il suicidio. E diciamo che a livello storico il suicidio è stato condannato un po' ovunque condannato. Solo in Giappone il suicidio sembra essere un atto eroico, nobile, che viene glorificato. Beh, i kamikaze ci sono stati soltanto in Giappone, nel corso della seconda guerra mondiale i piloti giapponesi facevano i kamikaze, si buttavano sulle navi americane, i piloti tedeschi non hanno fatto i kamikaze, perché noi della cultura occidentale abbiamo, è un tabù, suicidio non si deve fare. Poi sul piano filosofico, l'unica dottrina filosofica che ha parlato del suicidio è stato lo stoicismo. C'è Seneca, lettera Lucilio. E Seneca si è suicidato, non ha fatto il suicidio assistito ovviamente, si è coricato in una vasca di acqua tiepida, si è tagliato le vene dei polsi e si è lasciato morire dissanguato. Sì, nella sua opera, no, celeberrima opera, Lettera a Lucilio, c'è scritto che la vita non trattiene nessuno, cioè se uno non è contento della vita se ne può andare. Caro Seneca, non è facile, la vita ci trattiene come. E poi ai discepoli che gli chiedevano: maestro, rivelaci qual è la strada per la libertà. Seneca rispondeva: vuoi sapere qual è la strada per la libertà? È una vena del tuo polso. Quindi solo gli stoici hanno, diciamo così, accettato il suicidio. E in Giappone, poi ovunque il suicidio è stato condannato, ovunque, persino il grande Buddha dice che non ci si deve suicidare, nonostante tutte le sofferenze di questa vita, non ci si deve suicidare. Ma anche Arthur Schopenhauer si rifà molto al Buddha, anche Arthur Schopenhauer dice che non ci si deve suicidare, anche il cristianesimo, le varie religioni, anche l'ebraismo per esempio ha il caso del suicidio di Sansone e Dalila, muoia Sansone con tutti i filistei, ma l'ebraismo non lo ricordo tanto volentieri l'episodio di Sansone,
qua non ne posso parlare a lungo perché vedete qua sono al bar dei cinesi, non sono ex cattedra, capito? Non sono ex. Bene, tornando a Tromba, Alain Delon ha scelto il suicidio, ma è il suicidio assistito però. Cioè qualcuno gli deve dare una mano, suicidio assistito, eutanasia, dolce morte. E certo che per farlo da sé, il suicidio assistito, ci vuole o una grandissima disperazione esistenziale, che si chiama, la malattia si chiama la depressione, oppure ci vuole una rarissima determinazione per fare il suicidio, perché ripeto, noi siamo soggetti a quel tiranno che si chiama istinto di conservazione, che ci tiene aggrappati alla vita con delle catene fortissime. Guardate, io qua mi fermo, ho fatto una carrellata relativamente al suicidio. In questo caso è suicidio assistito o eutanasia o dolce morte. Ci sono le apposite cliniche, si paga anche per comprare una copia del Marinaio delle Antille, eccolo qua, il mio ultimo romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Vedete bene, da una parte la Stella di David, dall'altra la Croce Uncinata, casa editrice Leonida Edizioni, costa una cifra miserrima, 16 euro. Chi è che non li ha 16 euro oggi? Bene, cari amici, per cui dopo aver fatto questa carrellata sul suicidio, che oggi si parla di suicidio assistito, io a tutti voi dico tanti cari saluti dal Marinaio delle Antille, che vi aspetta nelle librerie. Ok.